Bene, a fronte di questa domanda rispondo con un'altra domanda. In che misura la fiction televisiva deve necessariamente essere esplicativa nei confronti della storia? Si potrebbe forse immaginare di continuare a tenere separati i due ambiti ed avere quindi una fiction che lavora sul campo dell'intrattenimento, mentre invece l'apprendimento e l'analisi storica vengono fatte su altri testi e tramite altri prodotti di maggior fondatezza. In questo fo senso, forse la risposta alla domanda può essere che la fiction è utile all'apprendimento della storia, stimolando interessi e quindi fornendo una base di memoria che spinga gli spettatori e i fruitori a ripercorrere le fasi storiche chiamate in causa sulla base di altri testi e altri percorsi scientifici. In questo senso, collegandoci a quanto detto prima, qualunque fiction può essere estremamente interessante nella misura in cui viene vista e fruita in maniera critica. E quindi eventualmente anche collegata alla storia. Per fare un titolo specifico, io credo che romanzo criminale possa essere nell'ambito delle fiction per l'appunto inerenti al crimine e alle mafie, un titolo particolarmente interessante da analizzare criticamente. Ricollegandoci alla prima risposta, l'intervento cercherà di illustrare come sia la geografia sia gli studi sulle fiction si occupano in ultima analisi della stessa cosa, cioè delle rappresentazioni, e cercheremo quindi di dimostrare come tutte queste rappresentazioni, sia quelle delle scienze geografiche sia quelle delle fiction, sono delle rappresentazioni fittizie, politiche, che cercheremo quindi di scomporre e di studiare.